Benvenuti amici di Privacar sul nostro canale. Oggi vi proponiamo in vendita questa bellissima Ford Kuga unico proprietario. Davvero particolare anche l'allestimento, la ST Line. Scopriamola meglio e vediamo perché acquistarla. Iniziamo proprio dall'avantreno. Troviamo sensori di parcheggio anteriori, ovviamente, con il radar che serve appunto per la frenata non tanto assistita, ma avvisa nel caso di pericolo, e quindi bisogna frenare per evitare un tamponamento. Il colore è un optional, pagato 1100 euro, e come vedete al sole è un bianco perlato. Il beige che indica l'allestimento ST Line. Una ST Line dal carattere appunto sportivo. Dopo lo vedremo anche agli interni alcuni particolari che la rendono davvero un oggetto di design, non solo un'auto familiare ma anche un'auto sportiva. Infatti la ST Line, passando qui nel retro, oltre ai sensori di parcheggio anche qui, una caratteristica che di solito non c'è negli altri allestimenti sono appunto gli scarichi, che sono, anziché rotondi come vedete, sono rettangolari, molto carino. E queste sono le parti che di solito sono grigie, in questo caso sono nero lucido. Cerchi in lega, grigio canna di fucile, con pneumatici che sono ancora circa al 30%, sono quelli originali. L'auto ha percorso, pensate, solo 59.000 km. Adesso diamo un'occhiata agli interni, passiamo un po' nel cuore. Qui potete anche ammirare il pacchetto privacy. Gli interni sono in tessuto ed ecco qui che ritorna la parte, il cuore sportivo, perché le cuciture sono di color rosso. Attacchi Isofix a vista, e qui troviamo spazio, due porte USB, una classica e una C per la ricarica dello smartphone per i passeggeri nel posteriore. Mentre le parti un po' più soggette ad usura sono proprio queste, ma come vedete le cuciture sono perfettamente intatte. I chilometri sono stati percorsi tutti quanti in maggior parte in autostrada. Questo sta a indicare quindi che il proprietario non è che è salito e sceso, e di solito quando è così tende a consumarsi soprattutto le parti più soggette, dove vanno a toccare le mani, i polsi. Infatti il bracciolo è perfettamente integro, come anche la cuffia del cambio. Cambio 6 marce che va a gestire un 1500 tricilindrico che dopo andiamo a testare. Clima automatico bizona, e qui lo schermo touchscreen con il navigatore, ovviamente Apple CarPlay e Android Auto. Mi piace anche questo accessorio, molto comodo, da non sottovalutare, è proprio il porta occhiali. Ed eccolo qui, il volante. Mi piace al tatto perché molto spesso, e innanzitutto tutte le cuciture rosse anche qui sono perfettamente integre. Comandi al volante per la gestione anche dell'infotainment e il cruise control, e anche qui il risponditore del telefono. Gestione dei fari, delle luci, ed ecco qui la pedaliera. 4 vetri elettrici, specchietti che sono regolabili ovviamente elettricamente. Detto tutto ciò, andiamola però a testare su strada e vediamo come si comporta. Sono curioso, non ero mai salito su questo tipo di motore, ma vediamo come va il 150 cavalli. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, perché in questo modo sarete sempre tra i primi ad accedere a tutte le nostre offerte, auto ovviamente selezionate. Mettiamola in moto. Intanto l'abbiamo messa in moto con la chiave elettronica, c'è il pulsantino qui sulla destra indicato anche da un piccolo LED verde, e uscendo da questa parte nel display abbiamo la possibilità di gestire appunto il parcheggio, le uscite in manovra grazie ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, che hanno anche il radar con il rilevatore di distanza. Parlando invece della manutenzione del veicolo, allora abbiamo detto all'inizio che è unico proprietario per via della garanzia, e il tagliando è stato eseguito, il primo in Ford. Il secondo, proprio adesso a dicembre del 2022, quando aveva 44.000 km, è stato eseguito in un'officina Bosch, quindi non meccanici di fiducia ma in officine autorizzate. Adesso lo andremo a testare sul nostro classico rettilineo, verificheremo anche il test della frenata, ma già
vi preannuncio che l'auto è davvero molto silenziosa nonostante questo 1500 tricilindrico da 150 cavalli. Nel frattempo che arriviamo vi descrivo anche il cockpit, che è davvero davvero bello, molto intuitivo, colorato e completamente digitale. Poi qui, grazie al tastino vicino alla leva del cambio, possiamo adesso scegliere le modalità di guida. Adesso sta in normale, ma si può optare in Eco, Sport, diventa tutto rosso, bassa aderenza, neve, sabbia profonda, e ritorniamo in normale, ma io la voglio provare in modalità Sport proprio per vedere come va in accelerazione. Pedale della frizione morbidissimo, partiamo. Seconda entrata molto bene, siamo a 5000 giri, 83, proviamo la frenata, perfetta. Allora siamo arrivati a 83 km orari, ovviamente non è un fulmine di guerra, ma perché comunque è un segmento C, la macchina è abbastanza grande, ma comunque se vi serve dover fare un sorpasso, devo dire che mi soddisfa l'accelerazione. La frenata è stata perfetta, le pasticche sono state sostituite, le pasticche anteriori sempre in fase di secondo tagliando, quindi a dicembre del 2022, e non hanno mostrato nessun problema, nessun rumore. I dischi non sono valizzati, perché nella frenata lunga non ho percepito nessuna vibrazione. Abbiamo detto, l'allestimento è la ST-Line, con alcune peculiarità che la rendono un po' più sportiva. Come avete visto, anche qui le cuciture rosse e il volante tagliato e la pelle traforata, ma c'è tanto tanto altro, e per questo vi rimando direttamente all'annuncio che trovate sul nostro sito privacar.com, dove avete la lista completa degli accessori di serie, ma anche i vari optional a pagamento che sono stati montati, come vi dicevo prima, proprio la vernice. In descrizione trovate il link di dove ci troviamo, i vari contatti, ma anche per vedere tutte le foto e soprattutto il prezzo. L'auto è in pronta consegna, finanziabile, con estensione di garanzia, tutto quello che volete, potete contattarci, vi aspettiamo.